blogosfere al Women at Internet Show insieme a Sara Maternini del Girl Geek Dinner. Benvenuta. Ciao Silvia. Senti, parliamo un po' di web. Secondo te il web è donna? Il web non ha sesso. È stato per molto tempo monopolio maschile, monopolio di programmatori, ma adesso come adesso è talmente facile accedervi che non ha assolutamente sesso. Ecco, siamo qui proprio perché donne e web si incontrano a teatro con l'Internet Show di Marco Montemagno. Quanto è importante comunque l'apporto delle donne su Internet, visto che dicevi che all'inizio era monopolio maschile? Assolutamente importantissimo, l'umanizzazione di un qualcosa che è sempre sembrato un po' troppo macchinoso, troppo tecnico, comportare il tutto verso orizzonti diversi. Verso qualcosa che non è semplice codice, ma è anche comunicazione, voglia di incontrarsi, voglia di parlare. Si parla tantissimo in questo momento in Italia di Internet, soprattutto perché girava voce o comunque alcuni politici parlavano di leggi o restrizioni varie. Tu pensi che questo paese ormai sia a livello degli altri come UK o USA? Assolutamente no. Il governo preferisce tenerci in ignoranza che darci libero accesso a una marea di informazioni che ovviamente porterebbero tutti a conoscere realmente quello che succede in Italia. Grazie mille. Grazie a voi.